Martina, la prima cosa merita di almeno di vedere la sua bambina, e poi per chi la conosce me lo può le dire che è una ragazza solare, una ragazza brava, veramente, ma non perché sono il suo marito, ma chiunque la conosce mi può le dare ragione. Cioè non si merita quello che sta succedendo ora. E secondo noi lei si merita tutte le possibilità del mondo. È questo l'appello di Gabriele Succi, una richiesta di aiuto per garantire alla moglie Cristina, da 5 mesi stato vegetativo, le cure necessarie. La donna, una 37enne aretina, lo scorso luglio, alla 30ª settimana di gestazione, infatti ha avuto un prolungato arresto cardiaco che ha causato conseguenze gravissime. È rimasta senza respiro per un po', non si sa quanto, però per fortuna l'ambulanza è arrivata velocissima, anzi posso solamente ringraziare, e al pronto soccorso sono stati velocissimi a fare il taglio cesareo e far nascere la bimba viva, e la Cristina lì ha ripreso a respirare, però con conseguenze non belle. Un parto cesareo urgente ha così salvato loro la vita, ma le conseguenze sono state davvero importanti per madre e figlia. La piccola Caterina, nata prematuramente, ha infatti subito gravi danni cerebrali. Ha trascorso i primi 5 mesi della sua vita in ospedale tra Arezzo, Firenze e Siena, necessitando di assistenza. Speriamo in questi giorni di portarla a casa, di gestirla noi con l'aiuto di qualche assistente. Mentre Cristina, ormai da 5 mesi, versa in uno stato vegetativo in un centro di riabilitazione neurologica. Le cure non stanno dando però i risultati attesi, e così il marito vorrebbe poterla trasferire in un centro privato, ma servono molti soldi. Se c'è delle strutture avanti, come posso dire, più moderne, più avanzate, con più cure specifiche per la Cristina, io voglio fare di tutto per portarla lì, se esiste, per darmi una possibilità, per farla ritornare. Penso che uno spera come prima, ma non sarà facile, però togliergli il meglio possibile quello che si può fare. Così nel giorno di Santo Stefano Gabriele ha aperto una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. L'obiettivo fissato è quello di 150.000 euro. Non me posso permettere, o vendo la casa, ma se no non posso permettere. E tutto quello che arriva va tutto bene. E vedo tanto, veramente tanta vicinanza da anche gente che non conosco, gente che mi chiama. Cioè veramente sono rimasto veramente bene. Tante gocce fanno il mare è la frase scelta per concludere l'appello social, e di gocce di solidarietà fortunatamente ne sono già cadute molte. Più siamo, anche qualsiasi cosa per la Cristina si può dare una mano. A prescindere uno che dia più o meno, non è quello. Parecchie volte basta anche il pensiero, una preghiera, non solo un fatto economico.